Grazie Presidente. In questo momento siamo qui per parlare di uno statuto di una città meravigliosa come Roma, Presidente, che ha alle sue spalle una storia millenaria e che purtroppo negli ultimi decenni è stata politicamente devastata dal malgoverno della partitocrazia, Presidente. Siamo qui per raccontare ai romani che ci siamo trovati sulle spalle miliardi di euro di debito, un debito odioso, e che dovremmo pagarli fino all'anno del Signore 2048, Presidente. Ma lo stiamo facendo. Consigliere Palumbo. Il Movimento non si preoccupi, consigliera. Presidente, consigliera. Ha un programma. Consigliere Palumbo. Consigliera Tempesta. Il Movimento 5 Stelle ha un programma politico preciso, Presidente, per il futuro della capitale. Ed è il programma con il quale ci siamo presentati davanti ai romani e lo stiamo portando avanti, e con questo statuto dimostriamo che lo stiamo portando avanti con azioni concrete dal primo giorno di lavoro. Questo è quello che succede quando governa il Movimento 5 Stelle: si realizza quanto dichiarato in campagna elettorale. Con questa proposta di delibera di revisione dello Statuto entreranno a far parte della vita dei romani nuovi strumenti, democrazia diretta e partecipata. Questa è la prima votazione di probabilmente di tre letture che quest'Aula dovrà fare su questo Statuto. In questo modo i cittadini avranno la possibilità di essere coinvolti sulle decisioni importanti che riguardano la loro vita quotidiana. Per la prima volta all'interno dello Statuto della Capitale d'Italia parliamo di temi come referendum propositivo, abrogativo e consultivo senza quorum. Per la prima volta parliamo del bilancio partecipativo all'interno dello Statuto di Roma e per la prima volta parliamo di petizioni popolari elettroniche. L'abolizione del quorum per il referendum è raccomandato dallo stesso Consiglio d'Europa e dalla Commissione di Venezia. Ci chiamano inesperti, Presidente, ci hanno sempre chiamato i grillini inesperti. Ora, gli esperti ci hanno lasciato un regolamento sugli strumenti di partecipazione di ben 24 anni fa. Questi erano gli esperti, Presidente. Mentre il Movimento 5 Stelle sta dando la possibilità a cittadini e ad associazioni di presentare petizioni online e di illustrarle direttamente in aula, in assemblea capitolina, come avviene nel Parlamento inglese. Gli esperti ci hanno lasciato 13 miliardi di euro di debito. Il Movimento 5 Stelle invece introduce nello Statuto della Capitale d'Italia il bilancio partecipativo, così saranno i cittadini stessi che potranno decidere come dovranno essere spesi i loro soldi e non certamente Buzzi o Carminati, Presidente. Adriano Olivetti in uno dei suoi scritti diceva che un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia a lavorarci. E allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande. Il nostro sogno è riportare questa città allo stesso livello delle altre città europee e del mondo e far diventare Roma la capitale della democrazia diretta e della partecipazione. Dobbiamo far rinascere una città e lo stiamo facendo non solo per i cittadini romani ma per tutto il Paese. Presidente, voteremo a favore di questa delibera, perché dobbiamo far tornare la democrazia diretta a Roma e soltanto il Movimento 5 Stelle poteva farlo. Grazie. Grazie a lei. Interviene in dichiarazione di voto la consigliera Baglio. Prego, consigliera, per tre minuti.